Per 15 anni è stato volontario alla Croce Verde di Pistoia, autista di Pulmino, con il quale trasportava anche i ragazzi della Fondazione Mike. Grande appassionato di motori, in particolare delle 500, Franco Capecchi, morto lo scorso luglio, è stato ricordato così dalla sua famiglia, con una donazione alla stessa Mike di 400 euro. La mattina l'andava a prendere, il pomeriggio magari l'andava a riportare quando era disponibile, quando lo chiamavano praticamente. E lui ci teneva tanto a queste ragazze, ecco perché si è voluto donare a loro questa offerta che hanno fatto tutti gli altri nel funebre del mio marito. Era un appassionato di 500, no? Sì, Quella verde è la sua. sì, è la sua passione principale, sì. Insieme a loro alcuni rappresentanti del coordinamento pistoiese delle 500 Club Italia, di cui Franco è stato socio fondatore. Diciamo, è stato uno dei primi soci fondatori di questo coordinamento. Mi ricordo sempre la prima sera che eravamo 9 persone e io dissi: "Ma ragazzi, siamo in 9, ma non ci dobbiamo preoccupare, saremo un centinaio". Adesso posso dire che siamo più di 100. E grazie anche a Franco Capecchi, con il suo sostegno, con la sua forza, che non si tirava mai indietro a nulla, era uno dei primi a tutto. Troppo bella questa cerimonia, questa donazione, prima di tutto per la memoria del babbo e del marito. E questo pensiero è evidente, sta a dimostrare proprio che c'era un attaccamento, perché altrimenti, ma l'avete detto, ha fatto il volontario nella Croce Verde, portava tanti nostri ragazzi, li conosceva uno a uno e quindi ne parlava a casa. Voi l'avete conosciuto perché ve ne parlava. Bello questo. E poi bello perché è un club che non c'entrerebbe nulla con noi delle 500, però nella loro essere comunità, di squadra, hanno pensato che è bello, sì, sicuramente per la passione che hanno con le macchine, ma hanno capito che ci vuole qualche fine ulteriore oltre alle macchine. E allora noi siamo la fortuna di essere stati scelti dalla loro simpatia, per cui sono andati e hanno conosciuto il nostro laboratorio di ceramica e con il nostro Enrico, e hanno ben lavorato per delle mattonelle che sono state donate e sono andate in giro, vero?